pace e gioia, pace e bene. Ave Maria. Maria, questa sera in questo luogo pregheremo per tutti i fratelli che continuo ci chiedono preghiere. E noi questa sera, in questo giorno così speciale e come promessa, accenderemo una candela per tutti voi, per voi che ogni giorno ci chiedete il vostro aiuto. Accenderemo una prima candela per la pace del mondo, per tutti i sacerdoti e per tutte le famiglie che non trovano pace, per tutte le mamme. Accenderemo questa candela per tutti i gruppi di preghiera e per tutti quelli che non riescono a pregare. Specialmente pregheremo per tutte le persone che offendono Dio. Questo video è per dire che siamo con voi. Preghiamo per ciascuno di voi. Preghiamo per i sacerdoti. Preghiamo per la Chiesa. Preghiamo per tutti coloro che ogni giorno fanno fatica. Per te che non hai un lavoro, per te che cerchi lavoro, per te che stai perdendo la speranza, offriremo tutto a Maria appena che inizieremo a pregare e vi affiderò tutto sotto il manto di Maria. Una buona preghiera, saremo tutti ai piedi di Gesù e di Maria. Pace e bene, pace e gioia. Ave Maria. Cari figlioletti miei, anche oggi busso ai vostri cuori per accendere in voi la fiamma dell'amore. Vengo a donarvi questo amore di mio figlio Gesù, che ogni giorno lui si dona per ciascuno di voi. A voi, figlioli miei, che volete seguire le sue orme, io come madre voglio aiutarvi, per questo lui mi manda in mezzo a voi. Siate portatori di pace, offrendomi le vostre vite. Per diventare i veri apostoli occorrono anime che si decidano a divulgare i messaggi d'amore che Dio vi dona. Non potete diventare i miei apostoli se non vi decidete ad offrire le vostre vite. Quanti di voi desiderano la preghiera del cuore? Io vi invito per il vostro sì a Dio, a diventare umili e a rivestirvi di creature nuove. Solo così sentirete il profumo della santità. Ci sono molti miei figli che non riescono più a pregare e si lasciano trascinare dalle cose che non appartengono a Dio. Occorre, figli miei, immergervi dentro di voi affinché possiate rivedere nel vostro cuore lo smarrimento. Solo così vi potete rendere conto di quanto siete lontani dai suoi progetti. Vi esorto, figli miei, a pregare affinché nei vostri cuori ritorni la pace e Dio voglia aiutarvi a ritrovare la speranza. Oggi mio figlio bussa al tuo cuore e ti invita a ricominciare una vita nuova e come dice mio figlio, le cose vecchie sono passate, per questo ti invito a donargli il tuo peccato perché solo così vi potete sentire amati. Nessuno può amare come ama mio figlio. Pregate, pregate, pregate per tutti coloro che vi hanno ferito e non riuscite a perdonare. Io pregherò come madre su di voi per consolare tutte le ferite del vostro cuore. Per questo sono in mezzo a voi, affinché voi non vi sentiate soli, perché non siete soli, lo Spirito Consolatore è sempre su di voi. Pregate, pregate, pregate affinché con la preghiera possiate vivere il sentiero che Dio ha tracciato per ciascuno di voi. Fisso lo sguardo materno su ciascuno di voi e vi benedico tutti. Vi ringrazio che avete risposto alla mia chiamata.